A Sua Eccellenza, oggi si è rinnovata la convenzione con la Fondazione Bruno Kessler per i corsi superiori di scienze religiose. Qual è lo scopo? Ma certamente di continuare in questa collaborazione, anzi intensificarla con le sfide di oggi, quali sono il multiculturalismo, la presenza di altri gruppi religiosi, il dialogo, la collaborazione e la formazione poi di coloro che propongono la religione cattolica nelle scuole, secondo il sistema convenuto appunto con lo Stato italiano, in quella apertura però alla realtà dell'oggi. Ora c'è necessità di una grande formazione e di una larga anche visione sia della vita sia, diciamo, del fenomeno, del fattore religioso, delle convinzioni. Da 20 anni c'è una collaborazione tra l'allora Istituto Trentino di Cultura, oggi Fondazione Bruno Kessler, e l'Arcidiocesi di Trento per la formazione degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Solo Trento ha questa particolarità, e cioè che la diocesi non fa in proprio un simile corso, ma conviene con un'istituzione culturale che al suo interno ha un istituto di ricerca, oggi lo chiamiamo Centro per le Scienze Religiose, e stipula una convenzione per l'espletamento di questo compito di promozione e di formazione professionale degli insegnanti di religione. Ecco, come si articola il corso superiore di scienze religiose? I due cicli di formazione universitaria sono raggruppati in un triennio che termina con la laurea e in un biennio successivo che termina con la laurea specialistica. Questa famosa formula del 3 più 2 è stata importata anche nei sistemi di formazione accademica professionale per gli insegnanti di religione. Da dove provengono gli studenti che si iscrivono al corso? Prevalentemente sono persone che hanno fatto i loro studi scolastici, terminando con un esame di maturità, e che, avendo interesse per la teologia, per le scienze religiose e avendo anche legittime attese di sbocchi professionali nel campo dell'insegnamento, fanno questo corso di scienze religiose. Tuttavia va notato che il corso, che ha un indirizzo pedagogico didattico e quindi per la formazione professionale degli insegnanti, è anche aperto a tante altre persone che, pur non prevedendo di fare gli insegnanti, ma hanno interesse nelle tematiche teologiche, nelle tematiche afferenti allo studio della religione, frequentano i nostri corsi.